Presentata in Calabria una nuova e significativa iniziativa volta a promuovere l'occupazione nella regione. L'assessore alle politiche per il lavoro e formazione professionale Giovanni Calabrese parla di una pagina importante e positiva per il lavoro vero in Calabria. Si tratta di un progetto ambizioso denominato Cantiere Lavoro Italia, un programma di formazione e lavoro promosso da WeBuild, un'azienda italiana di fama internazionale nel settore delle infrastrutture pubbliche e private. Un importante passo, risultato di un protocollo sottoscritto lo scorso novembre tra il presidente Roberto Occhiuto e l'amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini. Grazie all'impegno e alla professionalità dei funzionari del Dipartimento Lavoro e dei centri per l'impiego operanti in Calabria, sono stati identificati e resi disponibili al gruppo aziendale ben 300 aspiranti lavoratori, precedentemente profilati attraverso il programma di orientamento e formazione GOL. Lavoratori desiderosi di mettere a disposizione le proprie competenze nel settore dell'edilizia e delle costruzioni. Il recente Recruiting Day ha confermato la serietà e la professionalità del gruppo WeBuild, rappresentato in quell'occasione dal responsabile risorse umane Ezio Fregnan. Il percorso di formazione, finanziato dal Forma Temp, un fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, è stato avviato in Cittadella, nelle sale appositamente allestite al piano terra. Un fondo costituito dalle associazioni di rappresentanza delle agenzie per il lavoro, come Assolavoro e Assosom, che sarà ulteriormente potenziato con la firma di un importante protocollo il prossimo 23 aprile. L'obiettivo della Regione Calabria è quello di sostenere percorsi formativi di alta qualità e incentivare le aziende serie che desiderano offrire un lavoro autentico ai calabresi e ai migranti che risiedono in Calabria. Io penso che sia questo quello che deve fare un gruppo come il nostro e che deve fare la Regione, cioè dare opportunità alla persona di potersi sviluppare, potersi realizzare e avere la possibilità di avere un lavoro vero. Ecco, in questo io penso che questo gruppo che sta dietro le nostre spalle dimostra che se ci sono queste opportunità ci sta anche la richiesta, la gente comincia a capire che ci sono effettivamente le ragioni per potersi esprimere, poter fare delle cose, farlo a casa. Ci abbiamo dei lavori da sviluppare in Calabria che sono importanti, abbiamo fatto questo sforzo anche in altre regioni del paese. Noi come WeBuild abbiamo bisogno di circa 10.000 persone in questi prossimi 2 anni, 2.000 grosso modo le abbiamo già assunte nel 23, quindi ce ne sono 8.000 ancora da riempire, di cui una grossa parte al sud, circa 6.000 persone devono essere assunte fra la Calabria e la Sicilia. In Calabria lavoriamo con 1.000 fornitori e vuol dire che tutte queste imprese hanno la possibilità di farsi vedere in un'opera altamente tecnologica, record del mondo di distanza di un ponte sospeso, significa realizzare qualche cosa di unico. Ecco, quello che voglio ricordare a tutti che ogni volta che c'è questa polemica, il ponte reggerà al vento, il ponte resisterà al terremoto, il ponte sarà capace di far passare le persone, intanto che noi parliamo ne hanno già costruiti 5 di ponti basati sul criterio del ponte di Messina in giro per il mondo e stanno ancora lì tutti quanti, quindi insomma, ecco, noi ci piacerebbe poterlo costruire. Poi le scelte politiche non le facciamo noi come gruppo, deve fare giustamente il governo, quindi noi siamo al servizio del paese. Se ci chiameranno per fare il ponte, noi lo facciamo. Sì, sono molto contento perché ne parlammo qualche settimana fa col dottor Salini quando ci vedemmo in Calabria. In poche settimane, grazie all'impegno di WeBuild e della regione, WeBuild è riuscita a selezionare circa 50 ragazzi che hanno risposto ad una call alla quale avevano partecipato in 300. L'80% di questi ragazzi troverà lavoro in WeBuild, che è una delle imprese più importanti al mondo, e troverà lavoro non nella realizzazione del ponte, ma troverà lavoro in opere che WeBuild già sta realizzando. Per noi è molto bello offrire il nostro contributo, il nostro supporto ad un'azienda come WeBuild, che in questo modo fa economia sociale di mercato, ed è molto bello dare a questi giovani la possibilità di lavorare vicino casa, ma soprattutto per costruire le infrastrutture della loro regione. Poi molti
potranno scegliere anche di andare all'estero. Il dottor Salini prima ricordava questi ragazzi che WeBuild è impegnata in 52 paesi, è un'azienda che dà grandi possibilità di carriera, ed era nostro dovere dare a questi giovani la possibilità di entrare in contatto con questa importante realtà. Ci saranno altre iniziative del genere, perché il programma che la Regione, sotto la sapiente guida dell'assessore al lavoro calabrese insieme ai tecnici WeBuild hanno preparato, prevede altre due occasioni di selezione di personale. A me piacerebbe che WeBuild poi si impegnasse a formare non solo quelli che dovranno lavorare all'interno di questa importante azienda, ma a formare anche tanti altri ragazzi calabresi, perché in Calabria ci sono altre infrastrutture importanti che stanno ricominciando a partire. Penso agli ospedali, penso a opere sull'elettrificazione della strada ferrata, penso alla trasversale delle serre. In molte occasioni molte aziende hanno bisogno di personale formato e non lo trovano, persino in una regione con tanti disoccupati come la Calabria. Noi, rispetto alle altre regioni del sud, sempre grazie al lavoro dell'assessore calabrese e del dipartimento che lui regge, siamo riusciti a profilare tutti i disoccupati calabresi attraverso il programma GOL, e quindi abbiamo una banca dati che fornisce alle aziende interessate la possibilità di conoscere quali sono le competenze di tutti i disoccupati della Calabria. Ecco, è un modo di approcciare i temi delle politiche attive del lavoro che forse in questa regione non era mai stato realizzato prima, e sono contento che oggi che è realizzato cominci a dare i suoi frutti.